Buongiorno bambini, io sono Sara e oggi vi racconterò la storia di uno dei personaggi più importanti del Polittico Grifoni, Santa Lucia. Questa tavola fa parte del Polittico e si trova in alto a destra ed è stata dipinta da Francesco del Cossa tra il 1473 e il 1474. Ma andiamo a vederla da vicino per scoprire che segreti ci può svelare. Eccola qui, Santa Lucia, in tutta la sua bellezza. Vedete che le differenze sono molte rispetto ad altre tavole del Polittico Grifoni. In particolare, in questa qui, Lucia, vestita molto elegante, ha una gamba poggiata quasi sulla cornice, come se stesse guardando verso il basso. E questo è proprio perché la sua tavola si trova in alto rispetto alle altre. È come se fosse proprio un altro livello. Andiamo a vedere lo sfondo. Lo sfondo è preziosissimo, completamente dorato. Mentre i personaggi più in basso hanno uno sfondo terrestre, in cui si vede appunto la terra e una parte di cielo, qui in alto siamo su un altro livello. Il cielo che ci possiamo immaginare blu, qui è dorato. È proprio come se fossimo in un immaginario paradiso. Tant'è che nel 400 spesso gli sfondi dei santi o di personaggi comunque così importanti venivano rappresentati con questo colore qui, l'oro. Santa Lucia sta guardando in giù, proprio come se si stesse affacciando, e al tempo stesso la sua posa è molto maestosa, elegante, ma naturale. Andiamo a vedere i dettagli del viso. La pelle liscia, leggermente arrossata sulle guance, e poi guardate come tiene le mani, con il mignolo leggermente alzato. Una grande morbidezza, ma al tempo stesso la posa dell'eleganza. Lucia è vestita con un abito composto da tre colori diversi. C'è il nero, il rosso e il bianco. E questi tre colori così forti sono in contrasto tra di loro e ci permettono di far apparire meglio la sua figura su questo sfondo dorato. In particolare il bianco indica il colore della purezza e quindi ci dice qualcosa di questo personaggio, ma anche il rosso poteva essere considerato un colore puro, tant'è che all'epoca, sebbene a noi possa sembrare il colore della passione e dell'amore, in realtà veniva utilizzato per gli abiti delle spose, quindi anche in questo caso un colore di purezza. Ma andiamo a vedere che cosa Lucia tiene tra le mani, perché come in tanti altri casi questi sono i suoi attributi e cioè ci permettono di capire quali erano le specificità, i poteri di questo santo. In una mano tiene quella che può sembrare una lunghissima piuma nera. In realtà non si tratta di una piuma di un uccello maestoso, si tratta piuttosto del ramo di una palma. E perché Lucia teneva il ramo di un albero così esotico nella sua mano? Beh, perché molto spesso la palma viene usata proprio per rappresentare il cristianesimo stesso, e cioè la sua religione di provenienza. Questo ci fa capire che si trattava di una santa cristiana. E ci dice qualcosa della sua storia. Infatti Lucia, che viveva tanto tanto tempo fa, e cioè nasce nel 283, significa più o meno 300 anni dopo la nascita di Cristo, viveva durante l'epoca dell'Impero Romano. In Sicilia, a Siracusa. Ma lei veniva da una nobile famiglia cristiana. Però, sin da giovanissima, viene promessa in sposa a un pagano, cioè un uomo non cristiano. Intanto Lucia cresce, si fa molto bella e soffre tantissimo per una malattia della madre che non le dà pace. E così decide a un certo punto di recarsi sulla tomba di una santa, Sant'Agata, per pregarla, per fare in modo che la malattia della madre possa, che la madre possa guarire dalla malattia. Ma proprio mentre si trova sulla tomba, d'un tratto si addormenta e durante i suoi sogni vede apparire Sant'Agata che le dice: «Lucia, tu non hai bisogno di me, basta la tua fede per far guarire tua madre». E così Lucia torna a casa e trova la madre guarita. E così decide di dedicarsi a una vita diversa, dona tutti i suoi beni ai poveri e comincia a fare assistenza a chi ne ha più bisogno. Ma il suo giovane promesso sposo non lo accetta e quindi decide di denunciare Lucia come cristiana davanti a un tribunale romano. E così Lucia non ha altra scelta, viene portata di fronte al tribunale, ma pensate che lì
si rivela un suo superpotere. A un certo punto il suo corpo diventa pesantissimo, impossibile da muovere, ci vogliono decine di uomini e addirittura dei carri da buoi per poterlo trasportare. Ma andiamo a vedere qual è invece il dettaglio che si trova nell'altra mano. Questo è sicuramente il dettaglio più bello, più particolare. Due occhi che spuntano da uno stelo proprio come due fiorellini. Di solito gli occhi Lucia li tiene su un vassoio, invece qui è come se fiorissero. Perché gli occhi? Non che Lucia avesse degli occhi particolari, ma viene considerata la santa protettrice dei ciechi, di chi vede poco, ma anche degli oculisti. E questo perché è legato all'etimologia del suo nome. Benvenuti bambini al nostro immancabile appuntamento delle parole difficili. Oggi sono qui con me, in questa bellissima sala, alcune delle pittrici bolognesi a me care, Elisabetta Sirani e Ginevra Cantofoli. Ma torniamo a noi, alle nostre parole difficili. Beh, le parole non conoscono confini, anzi, viaggiano nello spazio e nel tempo. L'etimologia è la scienza che studia la storia delle parole. Infatti, le parole del nostro linguaggio nascono quasi sempre da altre parole già esistenti. L'etimologia è quindi lo strumento che ci aiuta a comprendere l'origine e il loro significato. Ciao, ci vediamo alla prossima! Infatti, il nome Lucia viene dalla parola latina lux, luce. Tant'è che il giorno più corto dell'anno, o almeno nelle vicinanze del solstizio d'inverno, si celebra appunto il 13 dicembre la giornata di Santa Lucia. Che cosa significa questo? Che Santa Lucia con la sua luce, per l'appunto, veniva a rischiarare le tenebre del giorno più corto dell'anno. Ed è per questo che in un sacco di religioni, proprio in questo periodo dell'anno, si festeggiano le feste delle luci. Le luci di Lucia, per l'appunto, che potevano portare gioia e calore durante questo periodo così freddo. E poi gli occhi, lo sappiamo, sono anche un po' lo specchio dell'anima ed è come se continuamente, mentre ci spostiamo ad osservare il polittico, Santa Lucia ci stesse guardando in ogni momento. Salve bambini! Ma quante cose interessanti abbiamo imparato oggi! Ma torniamo a noi, al nostro gioco, esplorando l'arte, e partiamo subito per una nuova avventura. Adesso ci mettiamo alla prova e cerchiamo di riconoscere e capire chi fra questi personaggi è Santa Lucia. Facciamo partire il conto alla rovescia. 3, 2, 1... E finalmente scopriamo i dipinti. Sgranate gli occhi, ammirate tutti i dettagli, i colori, le luci e le ombre di questi capolavori. Immagino che siate già preparati a riconoscere chi fra loro due è Santa Lucia, vero? Sarà lei? Osserviamo attentamente questo dipinto. Il volto è delicato ed è incorniciato da boccoli biondi dorati. In entrambe le mani, con molta delicatezza, tiene degli oggetti. Uno di questi dovrebbe essere già noto a tutti voi. Oppure sarà lei? Qui non ci sono boccoli ad incorniciare questo volto dallo sguardo molto profondo che ci osserva, ma una serie di fiori disposti come una corona. Anche in questo caso, in entrambe le mani possiamo osservare degli oggetti. Qui la faccenda si complica, un bel rompicapo, ma chi delle due è Santa Lucia? Squilli di tromba per svegliare i nostri neuroni e il mistero si svela. Entrambe le proposte sono valide. I due dipinti rappresentano Santa Lucia con qualche piccola differenza. Scopriamole assieme. La Santa Lucia, dipinta dall'artista Cima da Conegliano, tiene in mano un ramo di palma, ma il suo sguardo è concentrato sulla piccola fiamma emessa da una lampada. Anche questo oggetto caratterizza Santa Lucia, ma raramente viene raffigurata così. Infine, insieme, ammiriamo la Santa Lucia dipinta dall'artista Artemisia Gentileschi. Munitevi di una lente di ingrandimento per osservare il dettaglio degli occhi. Beh, qui non ci sono dubbi. Siamo arrivati alla fine del nostro quiz.
ma voi non dimenticatevi di scaricare e colorare completando la card di Santa Lucia, che ormai non ha più segreti per voi. Alla prossima, ciao!